pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, oggi il nostro spazio sarà dedicato ad una meteora in piena regola. Il suo nome è Falco, qualcuno lo ricorderà senz'altro nonostante non abbia raggiunto la fama di altri artisti mondiali, ma sicuramente la sua hit più famosa, Rock Me Amadeus, è stata un singolo di successo di questo cantante austriaco nel 1985. Siamo dunque nel pieno degli anni 80, quelli della musica punk, ma non solo, e proprio nel video che accompagna questa canzone non mancano riferimenti ai look molto eccentrici dell'epoca. Vi si vedono ad esempio e nell'ordine una carrozza dalla quale scende un uomo in giacca e cravattino che partecipa ad una festa in maschera con costumi d'epoca. Poi arriva un altro partecipante, anch'egli in maschera, ma che scende da una moto tipo Harley Davidson, affiancato da motociclisti con borchie, tatuaggi e chiome folte. E anche le sonorità sono rock, più hard che pop naturalmente, ma anche con qualche spunto quasi rap. Il singolo è stato estratto dall'album Falco 3 e ha riscosso successo in tutta Europa e non solo, scalando le classifiche di numerosi paesi. L'autore è lo stesso Falco, insieme però a Rob e Ferdi Bolland, che ne sono stati anche i produttori. Naturalmente il nome Amadeus, citato nel titolo, è un chiaro riferimento a Wolfgang Amadeus Mozart. È curioso notare poi come un episodio dei Simpson intitolato Un pesce di nome Selma ha proprio questa canzone al suo interno, anche se con una piccola variante, perché al posto di Amadeus si dice Dr. Zaius. Ci sono poi altre canzoni che hanno citato l'originale, anche se non molto famose. Lui, Falco, è invece scomparso nel 1998 a soli 41 anni. Nome d'arte di Johann Hans Holzel, si ispirò ad un saltatore con gli sci per lo pseudonimo, fin dall'inizio della carriera, quando si era distinto per le sue doti musicali come musicista e poi cantante, ma anche per le sue eccentricità, specie nei look. Il genere d'esordio è stato proprio il rock punk in diversi gruppi viennesi, poi la carriera solista con una canzone che suscitò qualche polemica, Ganz Wien del 1980, che parlava della droga nella capitale austriaca e che venne per questo boicottata dalle radio, pur diventando famosa. Il momento di maggiore popolarità lo raggiunse proprio nel 1985-86, quando Rock Me Amadeus rimase in vetta alle classifiche della rivista Billboard in America per ben 3 settimane e a tutt'oggi va detto che è l'unica canzone in tedesco ad aver raggiunto il numero 1 in America. Fu primo anche in Gran Bretagna e di lì il successo si allargò al mondo intero. Anche l'album Falco 3 restò nella classifica statunitense a lungo, raggiungendo il 3° posto. Nel 1987 cantò anche con Brigitte Nielsen, Buddy Next to Buddy. Il pezzo entrò direttamente al 6° posto nella classifica austriaca e nella top 20 tedesca. Subito dopo però ecco una crisi di vendite con l'album nuovo, la separazione dalla moglie dopo aver saputo di non essere il padre della loro figlia Katarina Bianca. Seguì un periodo buio con un nuovo disco molto criptico, poi la rinascita nel 1992 con l'album Nachtflug, trainato dal singolo Titanic che gli consentì di sbarcare nuovamente sul mercato americano. Il video, tra l'altro, vinse numerosi premi e rimase in vetta alla classifica anche in Austria per 18 settimane. L'ultimo concerto prima della morte per un incidente stradale molto brutto nella Repubblica Dominicana dove si era trasferito lo tenne a Vienna il 18 dicembre del 1997 in occasione della festa di Natale della Lauda Air. Lo stesso Niki Lauda, noto pilota di Formula 1 e suo grande amico, volle battezzare Falco un Boeing 737 della sua linea di aerei in ricordo dell'artista scomparso da poco. Tra l'altro non fu mai chiaro se il cantante avesse voluto in realtà suicidarsi lanciandosi con la sua auto contro un bus perché furono trovate tracce di cocaina e droga in genere nel suo sangue.
Fu sepolto comunque al cimitero centrale di Vienna. Al suo funerale furono presenti 10.000 persone. La sua bara fu portata da un gruppo di motociclisti rock viennesi, gli stessi che anni prima avevano partecipato al video di Rock Me Amadeus.